che non possono avere figli? Prima di tutto, io non credo che sia un'opportunità perché chi presta l'utero in affitto è sempre una persona in qualche modo ricattata, in qualche modo pressata dal bisogno e da una mancanza appunto di consapevolezza dei propri diritti. È molto difficile che una donna benestante, senza problemi economici, presti un utero, l'utero in affitto perché c'è un rapporto strettissimo fra la gravidanza e la donna che porta avanti questa gravidanza. È estremamente pesante fare una cosa di questo genere. E devo dire che invece in Italia c'è già stata una sentenza che ha riconosciuto per una coppia che ha avuto accesso a questa pratica in Inghilterra, ha riconosciuto il bambino. Quindi ci sono canali attraverso cui in realtà alla fine questa pratica viene accettata e legalizzata. Io vorrei dire che anche chi vede la procreazione assistita e tutte le pratiche di fecondazione come diritti individuali, deve ricordarsi che esiste un risvolto ed è questo, il risvolto del nuovo mercato del corpo che ha forme pesantissime di sfruttamento in alcuni paesi, pensiamo alle donne che sono morte, una ragazzina 17enne che è morta in India da poco dopo aver fatto per 3 volte la cosiddetta ovodonazione, cioè in realtà trattamenti ormonali per la vendita degli ovociti, pensiamo alle donne che fanno l'utero in affitto in serie, cioè ci sono cose che noi conosciamo poco, leggiamo poco e di cui però dobbiamo essere consapevoli. Quindi io credo che su questo possiamo aprire a una larga condivisione perché non c'è soltanto il diritto al figlio, cosa che peraltro io non credo che esista perché non esiste il diritto a un'altra persona, ma c'è anche tutto questo lato in ombra di sfruttamento, di durezza, diciamo, del mercato globale del corpo che spesso ignoriamo. Nessuna